Quando qualcuno mi viene a dire, e mi dispiace dirlo, dice che questa è una roba che la comunità musulmana deve Questo è affrontare, l'Islam. come ragionamento che ha appena fatto Rampini, allora vuol dire che tutte le colpe individuali devono essere buttate sulla collettività, aprendo la porta a dei ragionamenti, onestamente, che in una cultura laica, democratica, non Sì, reggono, però. Allora, perché una voglio cosa. citare un intellettuale algerino che stimo molto, perché non scivoliamo sulla solita accusa dell'islamofobia quando uno No, comincia non sto a parlare. scusando Allora, l'islamofobia, però non mi dire che comunità, che questa è una battaglia della comunità musulmana. Non è una Kamel battaglia della comunità Dalud, musulmana vuole sola, leggere, perché una lo voglio battaglia di citare tutti noi, testualmente. altrimenti se tu cominci a dire questo ebreo ha commesso questo crimine, allora tutti gli ebrei devono essere responsabili. Questo era il ragionamento di anni 30, di anni No, 20. no, no. Allora, si rischia subito di finire in un terreno molto equivoco. Quindi do la parola a un coraggioso intellettuale algerino, Kamel Dalud. Intervista era l'altro ieri sul Figaro, è stata tradotta su Repubblica. Lo voglio leggere e citare testualmente per non fraintendere con parole mie. La tradizione, lui vive in Francia perché in Algeria non può vivere. La tradizione islamica è quella di ritenere che la colonizzazione sia la causa di tutti i nostri mali. La colonizzazione è stata un crimine, ma la responsabilità del presente è nostra. L'islamismo avanza anche in Francia, in primo luogo perché il malessere francese è stato preso d'assalto da un'ideologia aggressiva, in secondo luogo perché i musulmani di Francia restano in silenzio e lasciano il monopolio dell'Islam agli islamisti. Infine c'è una compiacenza delle elite francesi nei confronti Però, dell'islamismo. La sua allora, dimensione posso rispondere? totalitaria viene ignorata. Rula, poi voglio coinvolgere Allora, Caracci. nessuno, Un attimo solo, un nessuno attimo solo. nega. No, ma uno per Scusa. volta, vi prego. Allora, qualcuno che mi dice che i musulmani non denunciano questa cosa qui, vuol dire che non stai ascoltando la maggior parte delle persone che, tra l'altro, controllano in qualche modo, hanno una capacità intellettuale, che sono intellettuali musulmani che tutti.